Grazie Presidente, onorevoli colleghi. Credo si debba considerare questa occasione particolarmente rilevante, l'odierna, quella relativa al dibattito parlamentare sull'insegnamento del diritto e dell'educazione civica in tutte le scuole secondarie del primo e secondo ciclo. L'elemento didattico e formativo in materia di educazione civica può infatti preparare le nostre nuove generazioni ad una cittadinanza consapevole, trasmettere loro una cultura della legalità, fornire validi insegnamenti per affrontare la vita in società ed anche avviare gli studenti ai temi dell'economia, del diritto, della imprenditorialità. Siamo quindi chiamati a arricchire l'offerta formativa dei giovani italiani per rendere più solida la loro preparazione al momento di scegliere la strada da intraprendere per il loro futuro, sia esso universitario o sia di ingresso nel mondo del lavoro e della produttività. Altresì avremo anche modo e responsabilità di perimetrare i criteri selettivi di impiego dei docenti da impiegare, professionalizzare e valorizzare, assunto come l'educazione civica sarà affrontata in maniera trasversale, impiegando l'organico già presente cui chiedere questa ulteriore prova di impegno formativo e didattico. Il testo del disegno di legge cui stiamo discutendo infatti affronta molti temi: Costituzione e istituzioni dello Stato italiano, dell'Unione Europea e degli organismi internazionali, storia della bandiera e dell'Unione Nazionale, sviluppo sostenibile, educazione alla cittadinanza digitale, elementi fondamentali di diritto, educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari, educazione alla legalità e al contrasto delle mafie, educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale, fin anche formazione di base in materia di protezione civile e pronto soccorso. A nostro giudizio, anche per la sempre più numerosa presenza di studenti di origine straniera, una didattica dell'educazione civica deve pur saper trasmettere, come tutte le materie umanistiche, un senso profondo di italianità, di rispetto e di adesione al nostro modello di società e di ordinamento civile. In questo senso ci piace pensare ad una didattica che abbia a cuore non solo l'educazione civica, ma anche e propriamente una trasmissione della civiltà italiana nella sua formidabile grandezza. Naturalmente, nel rispetto delle linee guida per l'educazione globale, riteniamo che l'educazione civica serva a una causa generale, sociale, democratica, in quanto contribuisce allo sviluppo di abitudini e valori propri dell'ambito morale, come impegno, ordine, responsabilità, rispetto e solidarietà, per sviluppare un'adeguatezza positiva all'interno di una società pluralistica in continuo cambiamento. Siamo però altresì determinati anche a dare una direzione tecnica e non solo genericamente etica a tale insegnamento, assunto come necessario che i giovani abbiano le conoscenze e competenze basilari relative al sistema economico, imprenditoriale e finanziario per essere pienamente cittadini della propria comunità di riferimento e per promuovere fino in fondo il loro talento di oggi, che sarà il primato italiano di domani. Elementi di educazione ambientale, educazione stradale, educazione sanitaria, educazione alimentare, un approfondimento sulla Costituzione italiana e sulle regole primarie di civile convivenza potranno complessivamente essere utili a un percorso formativo delle più giovani età, mentre sempre più necessario ci appare una didattica attiva e peculiare di diritto e economia man mano che lo studente cresce e si prepara alla sfida della vita. Complessivamente, dal punto di vista politico, si esprime anche un compiacimento per la contribuzione che tutte le forze parlamentari hanno inteso offrire a questo dibattito, in un auspicato impegno comune per tracciare un intervento che sappia trovare il migliore equilibrio tra i temi della coesione, della partecipazione, della sussidiarietà con quelli del rigore, della legalità e del rispetto del nostro ordinamento giuridico e civile, fino ad una vera offerta formativa in termini di preparazione giuridico-economica. Per questi motivi il Gruppo parlamentare della Lega per Salvini Premier PSDAS esprime convintamente il proprio parere favorevole al disegno di legge. Grazie.